due tabelle rank e rules vengono riempite cercando di spiegare il ruolo e il funzionamento dei due script che abbiamo implementato. Il primo è rank e viene lanciato dal processo Prontab ogni 15 minuti e ha l'obiettivo di raccogliere le informazioni sullo stato delle code da classificare attraverso la funzione rank, che è quella mostrata in basso. La funzione praticamente ha lo scopo di associare ad ogni coda un punteggio in base alle performance della coda. In particolare, il parametro x, che può essere o 0 o 1, indica se la coda è up oppure down, mentre il parametro z rappresenta il numero di CPU libere per ogni coda. Questi parametri vengono raccolti dalla griglia lanciando il comando lcg infosites, da cui si ottiene la lista delle code con le relative CPU totali, quelle libere e quelle occupate. Il parametro w rappresenta il tempo di raggiungibilità della coda e per calcolare questo tempo si sfrutta il processo ping, che misura il tempo in millisecondi che impiega uno o più pacchetti CMB a raggiungere la coda in rete e poi tornare indietro all'origine. Naturalmente, se il tempo è soddisfacente, la coda viene definita up e quindi viene accettata, altrimenti le code definite down vengono scartate. Per ultimo, il parametro x rappresenta la funzione last performance, che vedremo tra qualche istante. Una volta che abbiamo raccolto tutti questi valori, siamo in grado di calcolare la funzione rank con la formula vista in precedenza e i valori vengono aggiunti al database attraverso delle query di update. Come dicevo, last performance è una funzione che considera i subjob totali contenuti nella tabella rules eseguiti in ciascuna coda, classificandoli in base al loro successo, quindi avranno uno stato done, o al loro insuccesso, stato aborted. Nella formula time rappresenta il tempo medio di esecuzione di una certa coda e questo viene calcolato come la sommatoria dei tempi di esecuzione di ogni subjob, normalizzati secondo la costante di parametrizzazione accennata in precedenza. Quindi questa costante di parametrizzazione serve per dividere l'input del job padre, determinando il numero dei subjob. Io cercherò di spiegare con un esempio il ruolo di K, supponendo che un'organizzazione virtuale abbia scelto come valore di K il valore 1. Questo è diciamo un job contenuto all'interno della tabella submit del database. Tra i vari attributi si possono notare la superficie di energia potenziale, che non so se si vede ma è quella evidenziata in verde, e il numero di energie totali da calcolare, quello evidenziato in rosso. Quest'ultimo valore, che prende il nome di NNRG, è quello che viene suddiviso dalla nostra costante di parametrizzazione. Quindi, supponendo che per esempio NNRG abbia un valore uguale a 4 e la costante sia uguale a 1, questo significa che il job padre che vediamo in figura verrebbe frammentato in 4 subjob, che sono questi che vedete in figura, che hanno in comune con il job padre la superficie di energia potenziale, che è sempre evidenziata in verde, ma ognuno avrà una parte di input propria da computare. Una volta che questi subjob sono terminati con un successo, quindi nell'attributo stato avranno lo stato uguale a done, vengono raccolti all'interno della tabella rules del database. E qui entra in gioco il nostro script state, che è stato implementato proprio per aggiungere queste regole di ottimizzazione nella tabella rules. Questo script viene praticamente girato, viene eseguito dal processo Prontab ogni 60 minuti. La prima operazione che esegue lo script è quella di selezionare i job padri con stato uguale a null. Questa è una cosa molto importante perché ci fa capire che se un job padre ha stato uguale a null, significa che i suoi subjob, i suoi figli, oppure una parte di essi, non sono ancora stati completati. E quindi abbiamo bisogno di reperire le informazioni riguardanti i job padri per poi lanciare e eseguire su ciascuno di essi il comando glite job status,
che in output ce le restituisce la lista di tutti i figli appartenenti a ciascun padre. Una volta che abbiamo a disposizione tutti i job figli, possiamo controllare lo stato di ciascuno di essi andando ad interrogare lo storage element, che è un elemento che al suo interno contiene i file dei risultati. Un risultato non è altro che un file compresso e in base alla sua esistenza e alla sua dimensione viene effettuato il controllo degli stati. In particolare, se il file dei risultati esiste e la dimensione è uguale a 0, significa che il subjob relativo a questo file è stato completato ma con un insuccesso e quindi avrà uno stato uguale ad aborted, mentre se un file dei risultati esiste e la sua dimensione è maggiore di 0, significa che il subjob relativo a quel file esiste ed è stato completato con un successo, quindi avrà come stato uno stato uguale a done. Una volta che abbiamo raccolto tutti i stati relativi ai subjob, siamo ora in grado di aggiornarli attraverso delle query di update all'interno del database. L'ultima operazione che esegue lo split state è un controllo di integrità. Questo viene eseguito per controllare se veramente le informazioni che abbiamo inserito all'interno del database coincidono effettivamente con quelle presenti all'interno dello storage element. Concludendo, posso dire che in questo lavoro di tesi è stato sviluppato un framework collaborativo capace di sottomettere job parametrici in griglia ottimizzando questo processo. Inoltre abbiamo cercato di migliorare le performance delle code, fin qui anello particolarmente debole della griglia presa in esame. In futuro questi meccanismi possono permettere di avviare delle indagini sulla tipologia degli utenti eseguendo delle profilazioni con lo scopo di calcolare la qualità intesa come quality of user relativa appunto alle attività che gli utenti svolgono all'interno della griglia, ed in futuro questo potrà permettere di implementare un modello di creditizzazione capace di autosostenere una VO in grid come per esempio Conker. Con questo ho concluso, grazie per l'attenzione. Alfabete gamma che hai trattato in quella formula che serve per dare il peso diverso ai parametri? Quelli dipendono dalla virtual organization, cioè vengono gestiti dalle organizzazioni virtuali. Sono fissate una volta per tutto o qualche modo durante l'anno? No, possono essere cambiati. Possono essere cambiati in qualsiasi momento dagli amministratori. Noi adesso gli abbiamo dato un valore di default 1. Così almeno non ci siamo sbagliati, però comunque sia quelli possono essere cambiati in qualsiasi momento dall'amministratore, come anche il valore di K della costante di parametrizzazione che può essere gestito dall'amministratore e quindi cambiata in qualsiasi momento. Quindi eventualmente uno potrebbe fare dei test per vedere qual è l'alfa, beta, gamma, se da dove dipendono dal tipo di lavoro l'alfa, beta, gamma. Beh, diciamo che il ranking è una funzione che associa il punteggio, naturalmente questo più è alto più le performance della coda sono migliori, quindi praticamente prima bisognerà fare il test cercando di cambiare i valori sia di alfa, di beta e di gamma in relazione con K. Ho creato un commento, questo va collegato al fatto che c'è l'obiettivo del reward e della produttività. Quindi ci saranno trattamenti, la politica della virtual organization si manifesta anche di lasciare questi parametri. Ma poi io ho cercato di fare un lavoro di ottimizzazione che poi vedrete con la tesi di Andrea, che ha sfruttato appunto questi script e l'uso del database per Griff, appunto, per implementare Griff. Altre domande?
Ok, adesso lo